Una CISL che parte con una carica in più, sicuramente oggi questi 2 giorni sono stati 2 giornate bellissime, soprattutto sotto l'aspetto del contatto umano, perché in presenza non si era mai fatta ancora un'iniziativa dall'inizio della pandemia. Una CISL che ha avuto tanti contributi da tutte le parti che hanno partecipato al congresso, anche quelle istituzionali, che vuole costruire un grande patto sociale che punta al rilancio vero del territorio. Lavoreremo su questo, siamo convinti, abbiamo fatto vedere anche la nostra forza territoriale, ma dall'altro lato abbiamo voluto dedicare all'interno di questo nostro congresso uno spazio ai giovani, con la presenza proprio fisica dei giovani del Verona Trento, dell'Antonello, ma di tanti altri giovani che fanno parte della nostra associazione. Siamo convinti che il futuro sta lì, che il futuro sta nelle periferie e noi su questo vogliamo lavorare. Abbiamo ovviamente bisogno di riorganizzarci anche su questo aspetto con le nuove tecnologie, ci stiamo già lavorando, siamo abbastanza avanti, ma siamo sicuri e siamo certi di avere una bella struttura che può dare sempre più risposte con i servizi al territorio. E in un momento così drammatico i servizi rappresentano una grande opportunità per la società, anche perché molti cittadini che perdono il lavoro, che hanno disagio, che hanno difficoltà, dei servizi ne hanno necessità e soprattutto di servizi di qualità e spesso anche di servizi che da noi sono gratuiti perché, dico, ovviamente sono dei servizi che noi diamo alla comunità a titolo gratuito. Noi già nei mesi scorsi abbiamo inaugurato una sede in periferia. Le periferie e i disagi non vanno soltanto raccontati, vanno anche affrontati per risolverli. Noi crediamo al rilancio delle periferie, stiamo facendo un grande investimento e siamo certi che questo darà riscontro soprattutto alle comunità periferiche, partendo dal presupposto che noi quando apriamo una sede in periferia apriamo un punto di legalità e quindi per noi questo è fondamentale. Lo slogan è esserci per cambiare, noi possiamo aggiungere, anche se già l'abbiamo fatto, cambiare per esserci. Quindi abbiamo la necessità di cambiare in termini di riorganizzazione del territorio perché i valori del sindacato vanno riscoperti all'interno anche del tessuto sociale che fa parte delle periferie. Io sono convinto, noi siamo convinti che le periferie rappresentano quei luoghi dove ancora insistono molti valori importanti che possono essere di rilancio al territorio e sicuramente anche utilizzando, diciamo, una metafora calcistica, probabilmente i migliori giocatori sono i giocatori che arrivano dai paesi poveri. Quindi se noi riusciamo a dare le opportunità a chi ha sede di opportunità di riscatto sociale all'interno delle periferie, riusciamo magari a far uscire fuori qualche bravo dirigente cittadino che potrà dare la svolta alla città.